Ciao! Oggi vi mostrerò come modificare il vostro chest storage della C&F. Come prima cosa andremo ad eliminare la calamita frontale e l'andremo poi a sostituire con una fly patch small. Quello che vi occorre ovviamente è una fly patch del filo di nylon, nastro biadesivo ed un paio di forbici. Per prima cosa andremo a staccare la patch magnetica dal chest storage. Per fare questo utilizzeremo un pezzo di filo di nylon non troppo spesso e non troppo sottile, in modo che sia abbastanza resistente da permetterci di andare a rimuovere il biadesivo che adesso blocca la patch magnetica. Una volta tagliato il nostro spezzone di nylon, l'andremo a far passare sotto la patch magnetica e con dei movimenti laterali cercheremo di tagliare e rimuovere il vecchio biadesivo. Per facilitare l'operazione possiamo anche girarla e andare a fare lo stesso lavoro dall'altro lato. Se si rompe il nylon, come in questo caso, basterà cambiarlo ed utilizzare un altro spezzone. Adesso andremo a finire di rimuovere il biadesivo che è rimasto attaccato sulla scatola, in questo modo qui. Una volta fatto questo, possiamo mettere da parte per un momento il nostro chest storage e andiamo a prendere la fly patch. La tiriamo fuori dalla scatola e come vedete la fly patch, quando viene acquistata, ha il suo cordino che serve per appenderla al collo. Noi dobbiamo rimuovere il cordino semplicemente andando a togliere i due anellini a molla in questo modo qui, visto che non ci serviranno perché noi la patch la dobbiamo attaccare nella parte frontale del chest storage. E questa è la nostra patch senza più la collanina. Quindi quello che andremo a fare adesso è ad andare ad attaccare la patch sulla parte frontale del chest storage, in questo modo qui. Allora, adesso passiamo all'operazione successiva. Prendiamo del biadesivo, ne tagliamo un paio di stricette a misura della nostra scatola . Volendo se ne possono mettere anche di più, ma io credo che non sia necessario. Nel caso, valutate poi voi a seconda di quanto è forte il biadesivo che andate ad utilizzare. Rimuoviamo la carta del nostro biadesivo. E andiamo ad applicare la patch sul chest storage. Possiamo utilizzare l'adesivo presente sul chest storage per farci da guida
in modo da poter attaccare centrata e dritta la fly patch. Andiamo a fare un pochino di pressione e il gioco è fatto. Così adesso abbiamo il nostro chest storage con i suoi scompartimenti originari e davanti, al posto di avere la patch magnetica, abbiamo un ulteriore fly patch, anche questa con il sistema di sgancio rapido del foam, in modo che possiamo cambiare gli inserti come preferiamo. Ed è fatta. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi tornerà utile. Fatemelo sapere lasciando un like o un commento. A presto con un nuovo video, sempre qui su Down by the River.